Fabrizio Barca, ora Fondazione Basso, dalla quale continuo a lavorare nelle aree interne del paese, continuo con una rete di amici in giro per l'Europa a occuparmi della coesione per vedere quello che riusciamo a salvarne e mi occupo, abbiamo lanciato insieme a 32 persone, a 8 organizzazioni, una cosa che si chiama Forum Disuguaglianze e Diversità. Sintonizzatevi www.forumdisuguaglianze e diversità. Ci sono dei momenti della storia in cui si va controcorrente. Si è andati controcorrente per 30 anni, quando il modo di governare era tutto dall'alto verso il basso, era immaginato con istituzioni uguali per tutti, con i cittadini ridotti sostanzialmente a votanti, oppure se non vi piace ve ne andate, si vota con i piedi. Adesso chissà come mai si svegliano tutti, si svegliano sotto la spinta della dinamica autoritaria, del rifiuto degli esperti, delle istituzioni, della rabbia che è stata provocata da questo modo di fare politiche. E quindi torna la parola partecipazione. Bisogna stare attenti per chi l'ha sempre praticata, perché potrebbe essere venduta facilmente, potrebbe essere usata male, e per questo è importante, come dice questa giornata, a cui partecipiamo in tanti, arti e mestieri. C'è una componente professionale, c'è una componente di metodo. Partecipare vuol dire non essere ascoltati. Ma parlare, tirar fuori le proprie conoscenze, mediarle con gli altri, trovare una quadra, se sei in una comunità, parlare con le competenze che stanno fuori e poi arrivare a un compromesso, a un accordo. Questo richiede un metodo, una capacità di parlare ai sentimenti, non soltanto alla ragione, agli altri, e quindi il metodo. E poi ho nominato la parola sentimenti, è fatta di arte, bisogna sapere che non si possono fissare le regole tutte all'inizio del gioco, non bisogna assolutamente amministrativizzare la partecipazione, tentazione tipica italiana, degenerazione del metodo francese. E quindi in pratiche come quelle che personalmente mi hanno visto coinvolto tanto nei territori, nelle aree interne, è una costruzione fatta con intelligenza e con le persone. Cercando sempre di domandarsi, ma c'è qualcuno che manca in un posto dove magari il 10% della popolazione è immigrata, mancano coloro che reggono l'intera filiera produttiva del latte nelle mie aree interne. Questo è, per questo è un'arte, è un mestiere, per questo è importante parlarne e confrontare con franchezza le esperienze fatte.